I vettori energetici, ve l'ho detto, in effetti se combinassimo più vettori energetici ovviamente sarebbe anche più facile gestire il nuovo mondo, e ci sono tutte le, questo fa parte delle smart cities, quindi che è uno dei filoni di sviluppo più sostenuti a livello europeo. Tutto questo sta nei piani energetici e nella strategia S3 della regione Sardegna. Le reti energetiche, le reti intelligenti sono evidentemente menzionate, e così come sono menzionate in modo esplicito le tecnologie per l'efficienza energetica, intendendo quindi come sistemi di home building management system. Qui mi sono permesso di aggiungere la parola building, che non sta esattamente nei documenti regionali, l'hanno dimenticato, c'è soltanto in realtà anche il building, anzi grandi, la differenza ovviamente tra le case e gli edifici dei tutti noi è invece i grandi building che possono andare dagli uffici dell'amministrazione pubblica agli ospedali, aeroporti e così via, dove effettivamente margini di recupero ce ne sono e ce ne sono tanti. Molte di queste cose già si trovano a livello commerciale, quindi è chiaro che se il nostro obiettivo è avere delle luci dimmerabili, queste si trovano in commercio, anche se vogliamo avere delle luci che corpi illuminanti a LED che modificano il flusso luminoso in funzione della radiazione esterna, ne abbiamo in commercio. Ma se volessimo fare qualcosa di più, allora c'è margine per fare ricerca. Il mercato atteso sempre nelle S3, e ovviamente questo filone va a braccetto con le comunicazioni e l'informatica, quindi le interazioni col settore ICT sono costanti. E alcune idee, sviluppo di piattaforme informatiche, algoritmi cloud, piattaforme su sistemi Android, iOS, è incredibile quello che c'è, che c'è già adesso, è incredibile quello che ancora si può fare. Se prendete Google Home o il suo omologo di Amazon o il suo omologo di Apple, vedete una lista di 200 almeno, 200 applicativi diversi, ognuno di un vendor diverso che va a controllare un pezzettino della casa. Quindi c'è un fermento a livello mondiale altissimo su queste cose. Algoritmi di controllo e ottimizzazione devono essere sviluppate. Una frontiera enorme è la frontiera IoT, che significa praticamente tutti gli oggetti interconnessi in un sistema, ma interconnessi per fornire informazioni che possono essere usate nel modo più svariato, dall'analisi dedicata all'intelligenza artificiale ci sono studi per esempio che utilizzano la sensoristica del bordo delle automobili per collezionare dati sullo stato dei ponti, e non costa praticamente niente, perché ormai le vetture a bordo hanno tutta una serie di sensori, accelerometri, ma gli stessi telefonini hanno degli accelerometri che possono essere usati per vedere l'effetto sui ponti. Adesso credo che sia immediato andare a pensare all'evento tragico che è capitato quest'estate, no? Quindi avere questa mole di informazioni, perché è chiaro, sono tutte informazioni che sono georeferenziate, legate all'estate temporale in cui le prendiamo, per cui posso perfettamente capire lo stato di un ponte analizzando le vetture che passano su quel ponte in quelle ore della giornata. Questo si può fare potenzialmente, non sono disponibili già sul mercato, ma si può fare. Il BOR sostiene la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori, e in modo particolare sostiene l'efficienza energetica e la gestione intelligente dell'energia, promuove lo sviluppo di sistemi di distribuzione intelligenti e promuove strategie per basse emissioni. Queste tre cose ancora ci fanno capire che il quadro che stiamo ragionando va verso una direzione ben precisa. È chiaro che se limito il discorso delle reti intelligenti alle sole reti di distribuzione pubblica dell'energia, sembra un orizzonte asfittico, o comunque che va a interessare chi? Se guardiamo la Sardegna, va a interessare e distribuzione, il comune di Berchilda e il comune di Benetton. Sono gli unici tre distributori di energia elettrica che abbiamo. Ovviamente e distribuzione sul filone smart sta lavorando da anni,
dopo una prima idea di rigettare tutto, adesso è fortemente coinvolto in questo settore, fa sviluppi e progetti. La città dell'Aquila, per esempio, è stata riconcepita come una rete intelligente, e tutto il discorso dell'Expo a Milano, per esempio, è distribuzione, ha costruito una rete intelligente all'avanguardia come rete di distribuzione. Bene, tutti e Berghida sono menzionate esplicitamente nel board, hanno anche destinato una posta di bilancio di 3 milioni di euro sulla base dei progetti e della progettualità che sapranno portare avanti. Entrambe le amministrazioni stanno lavorando in questo settore proprio per sviluppare delle piattaforme intelligenti. Però se tutto fosse qui, che senso avrebbe parlarne? No? Che senso avrebbe parlarne ora? In un contesto di appalti innovativi, di altre cose che si possono fare per il futuro? Beh, non tutto, non solo questo, perché possiamo pensare di fare reti di edifici intelligenti, di rendere più intelligenti gli edifici esistenti, di rendere più intelligenti per perseguire quelle politiche che sono fondamentalmente un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori. Quindi cercare di rendere più efficiente il sistema. Non è sempre facile, le delibere dell'autorità per l'energia elettrica e il gas non sempre ci aiutano, non sempre vanno nella direzione che vorremmo, per cui non è affatto semplice mettersi un impianto fotovoltaico sul tetto di un'amministrazione e magari l'eccellenza trasferirla alla scuola che sta qualche isolato più avanti, perché non si può fare, perché si va a distribuire energia entrando in concorrenza con il concessionario che ha la concessione per distribuire l'energia. Quindi ci sono tutta una serie di paletti, di cose che si stanno piano piano cercando di risolvere. Nel caso dei comuni, esiste per esempio, lo menziono se qualcuno magari è interessato, visto, ma il sistema si chiama scambio sul posto a distanza, che può essere fatto solo però per piccoli comuni, quindi al di sotto di una certa dimensione. E in sostanza gli obiettivi specifici sono ridurre i consumi energetici, aumentare il contributo della generazione distribuita sviluppando sistemi intelligenti per questo, e anche, sempre nel POG, favorire l'aumento della mobilità sostenibile. Questi sono obiettivi specifici che rientrano nella tematica che stiamo trattando oggi. Nel pensare che cosa dire per quanto riguarda il fabbisogno, ho pensato che l'uso delle reti intelligenti per l'efficienza energetica può ancora avere margini di spazio per appalti di tipo innovativo. È chiaro che se l'efficienza energetica, parliamo in termini di cappotti, finestre, non c'è bisogno di fare un appalto innovativo. Possono fare ottime cose, ottenere ottimi risultati, ma non c'è necessità di un appalto di tipo innovativo. Ma ci sono invece margini su altro. Allora, per quanto riguarda le smart grid, altro nome molto utilizzato per definire queste reti intelligenti, diciamo che abbiamo moltissimi dimostratori. C'è un sito della Joint Research Center dell'Unione Europea che praticamente vi dà la mappa dei dimostratori smart grid a livello europeo. È densissimo, cioè non si capisce, non si vede più l'Europa praticamente, quindi è pieno di progetti in tipo dimostrativo. E per quanto riguarda l'efficienza energetica, la colonna a destra del lucido, il tema sembra consolidato, in realtà può essere affrontato sotto varie sfaccettature e quindi è un filone interessante. Dicevo delle luci liberabili, certo si può fare, ma si vuole vedere un'ottica di edificio nella sua interezza. È molto più complicato, è molto diverso, perché ho la produzione, ho il consumo, posso imparare dalle abitudini dell'uso dell'edificio, all'interno dell'intelligenza artificiale. Entrano tutta una serie di cose che in questo momento costituiscono ancora ricerca e quindi spazio per appalti anche di tipo innovativo. Se torniamo invece al discorso della mobilità elettrica e delle smart cities, anche qui il filone, ho iniziato parlando di un esempio dei semafori. Quello è un esempio di una rete intelligente, gestione intelligente del
della città con sistemi e strumenti che sono tipici ancora del filone del ricerca.